facciamo una bella cosa, montiamo il tutto, intanto che lui sta facendo la misura della temperatura dell'area per capire quanti sono i gradi e se eventualmente, come sai, c'è quello sfasamento, c'è quello sbalzo che hai spiegato. Adesso montiamo questa cosa qua, la telecamera, e poi la andiamo a posizionare su nella camera come hai deciso te, sì. E con il nostro metodo di indagine, come hai detto, utilizziamo questo. Questo lo vuoi dire te che cos'è, magari almeno così? Geofono, misuratore di campi elettromagnetici, incorporato c'ha il misuratore di temperatura, che può servirci, comunque è il secondo che abbiamo in sezione. E niente, questo è quanto. La particolarità di questo strumento, oltre a essere molto sensibile, a differenza del diciamo K2 che lo puoi portare dietro, questo deve essere posizionato fisso in un punto. Fisso in un punto. Se succede che praticamente ti dà, diciamo, si accendano le luci e quindi ti dà un segnale, allora se si accendono entrambe le luci blu, accendendosi entrambe le luci blu qua sopra, significa che tu puoi effettuare un EVP, ossia un electronic voice phenomena, ossia praticamente una simulazione di contatto con un'entità, diciamo, non di questa dimensione. Perché noi non possiamo parlare effettivamente di spiriti o cose affini. Noi siamo ricercatori del paranormale, ma anche dei ricercatori che pratichiamo con strumenti scientifici, e quindi EPAS, a differenza di tutte le altre associazioni di ghost hunter, chiappafantasmi o esorcisti, noi essendo ricercatori dobbiamo vedere il tutto dal punto di vista scientifico. Esatto. Giustamente, come mai detto te e come mai anche insegnato, partiamo da un punto di vista storico e poi da lì andiamo avanti. Adesso faremo un piccolo sopralluogo per farvi vedere anche com'è strutturata la struttura e la nostra tecnica di indagine di stasera. Stop, stop, stop.